Allora, caro Galindo, l'abbiamo nominato prima, ma io chiamerei questo signore che è consigliere regionale della Lega Nord, anzi in realtà è eletto con la lista Zaia, non so cosa ne pensa Zaia di questa iniziativa, il quale da consigliere regionale, dunque di una regione importante, una regione del nord, una regione produttiva, una regione insomma che ha una sua importanza anche economica in Italia e non solo in Italia, decide di boicottare, cioè di non comprare più i prodotti di Barilla. Ora, ovviamente, fosse una sola persona, chi se ne frega. Però si chiama Valdegamberi perché la Barilla appoggia il Gay Pride. Chiamiamo. Mamma. Sì? Stefano? Sì? Sono Cruciani, come va? Poi la va. Cosa succede? No, ho letto che vuoi boicottare Barilla. Sì, certo, sto facendo il passaparola. Ma come mai? Cioè, questa è una cosa importante. Cioè, tu sei consigliere regionale in Veneto e dici che un'azienda importante che sponsorizza il Gay Pride deve essere boicottata, cioè che non comprare più la pasta e i prodotti, e spiegaci perché. Per un'azienda che ha fatto una scelta di linea usando il marketing in certa direzione, è chiaro che poi ho fatto una scelta loro, io faccio la mia scelta di conseguenza, sono libero a fare le mie scelte da consumatore. Sì, per carità, quello tu sei libero, assolutamente, ci mancherebbe altro. Ci sono tante altre buone marche di pasta, uno può comprare quelle. Sì, però qual è la ragione di fondo? Scusa, spiegami. È stato l'appoggio al Gay Pride apertamente, in maniera ideologica, già che i Gay Pride offendono perfino i gay, ci sono tantissime persone omosessuali che queste pagliacciate qua non le accettano. Cioè, per te è una buffonata i Gay Pride? Buffonate. E quindi ci sono gay seri che non le ripugnano questo modo di fare, diciamo, cioè la gente nuda con l'uccello di fuori, e il fatto che una marca di pasta seria come ritenevo una Barilla abbia sposato questa politica, insomma, a me farà un po' ribrezzo. Io vado avanti, se non condivido, loro hanno fatto le loro politiche commerciali, io ne faccio un'altra. Poi so che sono sotto specie di ricatto, hanno dei programmi di rieducazione che devono fare. Adesso rieducazione lo dici tu, cioè lo dicono i loro, quelli che li criticano. Sto dicendo, hanno fatto tutta una cosa per non avere problemi di mercato in America, da altre parti. Ci sono diventati gay friendly, parola che a te fa schifo, immagino, no? Ma sono stati gay friendly, per me non significa fare quelle pagliacciate. Io non ho mai visto un'azienda che diventa gay friendly, sono i primi, hanno fatto la loro scelta, non serve ostentare così, neanche un'azienda produce per tutti, per i gay non gay, non c'è bisogno di cioè, fare tu dici la pubblicità. Sono diventati un'azienda ormai filo gay, filo omosessuale. No, hanno finanziato i Gay Pride di Milano. Che male c'è? Vabbè, ma non c'è niente di male a finanziare. Che male c'è? Mica la camorra. No, ma guardate i manifesti che hanno fatto. Per me può essere un problema che hanno fatto una loro scelta. Ma non è la criminalità organizzata, sono i diritti civili di persone come lei, anzi anche migliori di lei. Sono pagliacciate. Ma non lo decide lei cos'è una pagliacciata. No, però scusa un attimo. Allora, Valdegamberi sostiene una cosa. Lui dice: Valdegamberi è un consigliere regionale in Veneto. Sostiene una cosa. Sostiene che secondo lui i Gay Pride sono una pagliacciata. Valdegamberi sostiene. Vabbè, ho già capito. Dire Valdegamberi sostiene. Ma che vuol dire? Pane Bianco sostiene, no? Cioè, Valdegamberi. Scusa, se lei vede un Gay Pride, la gente sfilare, che cosa prova lei, Valdegamberi? Ah, io mi viene da sorridere perché per me offende prima di tutto le persone omosessuali che affrontano con sé. Cioè, i bambini hanno dei problemi se incontrano gente al Gay Pride, cioè se stanno con. Ma ci sembra il modo per manifestare a favore dei diritti, quello lì. Ma che succede? Che succede? Quello lì si chiama carnevale a casa mia. Sì, ma che succede durante il Gay Pride? Il carnevale, ragazzi. Io guarda, non ho mai partecipato, solo visto delle immagini trasmesse in televisione, ho visto delle immagini sui media, non ho mai partecipato nessun Gay Pride. Hai visto? Che hai visto tu? Che hai visto in televisione? Ho visto immagini che non sono certo degne di una manifestazione civile a favore dei diritti civili. Cioè, non è che tutti quanti quelli che vanno a Gay Pride vanno col pisello di fuori, o vanno col culo di fuori, o vanno con le piume, eccetera. Poi un po' di piume non fanno male a nessuno. Cioè, tu se due gay si baciano in mezzo alla strada, che cosa provi tu? Io nell'ambito privato uno fa quello che vuole. E in pubblico non si devono baciare, dici? Un conto sono i diritti a livello privato, un conto poi sono certi diritti che non sono diritti. Cioè, tu dici le unioni civili, tu l'hai sempre. Per esempio, no, il fatto di avere, per esempio, dei figli in adozione da una coppia gay non è un diritto. Vabbè, ma quella senso. È una tua idea sull'adozione, d'accordo? Allora, ma magari un bambino potrebbe preferire di avere due papà, anzi
anziché un Val dei Gamberi? Ad esempio. Non so se te da piccolo avresti preferito avere due papà. Sono felice dei genitori che ho avuto. Non vorrei avere un Val dei Gamberi, ma sicuramente non vorrei avere un Val di Cozze. Sicuramente non vorrei avere il Val di Cozze. Sicuro. Le cozze sono anche buone da mangiare. Non so come si chiama. Il punto è uno solo. Tu dici bisogna boicottare la Barilla. Tu un'azienda che si è buttata a capofitto in questa direzione qua ha fatto una scelta commerciale, probabilmente pensa di vendere di più. È quello, allora io da consumatore ho deciso di non comprare, di dire cari amici sappiate che ha sposato questa linea. Ma è un'azienda italiana, amico mio, ma ci sono tantissime altre aziende italiane che anzi che fanno pasta migliore della Barilla, che si chiamano di maggiore qualità, aziende locali dal Veneto fino cioè tu Puglia, sei un consigliere regionale del Veneto che dovrebbe insomma anche sostenere l'azienda italiana e dici un'azienda italiana va boicottata perché mette aziende italiane che a un certo punto comprano la pasta in giro per il mondo. Abbiamo aziende italiane più serie, pugliesi, venete, il quale preferisco mangiare la pasta sempre italiana di questa azienda. La realtà è che tu i gay un po' non li sopporti, diciamo, un po' ti fanno. Non è mica vero, ma sai che io ho degli amici che sono gay e sono d'accordo con me su questi ragionamenti. Uno su Facebook mi ha scritto: io finalmente concordo con questo tuo pensiero. Anche per me dà fastidio gay pride. Chi mi conosce sa che sono la persona più tollerante al mondo e sono una persona Valdegamberi dice: a me non piace il fatto che la Barilla metta il suo marchio accanto al gay pride. Mi permetterai che mi fa ridere solo il fatto che tu dica Valdegamberi dice. È un consigliere regionale. Valdegamberi dice. Valdegamberi dice. Ma perché gli devi togliere diritto di parola? Ma lo può dire, ma dice. Ma nessuno gli vuol togliere diritto di parola. È una persona che fa delle discriminazioni, però. Perché no, guarda, voi avete un strano concetto di discriminazione. Questo... cioè potrei essere io discriminato da una politica a senso unico in un'altra direzione. Discrimina le famiglie che non sono gay. Beh no, questo discrimina le famiglie che non sono gay. Adesso non esageriamo, non è che dice se una pasta vende solo la pasta per i gay, la pasta è una ma pasta non è che tutti. La pasta per i gay ha messo il marchio sulla manifestazione, non la pasta per i gay, che no. C'entra la pasta per i gay, dai Valdegà, è su e non è ha che... detto ha fatto un marchio, ha fatto addirittura ha modificato il proprio logo dicendo ma che sì, noi ma... siamo per noi siamo loro a favore sono... di queste manifestazioni il sesso tra due donne o due uomini è una cosa naturale secondo te oppure lo vedi come una cosa innaturale? Cioè un bambino di fronte a un che va in una camera e trova due uomini a letto, che roba è secondo te? Beh, di per sé non è una cosa così scontata e naturale, quindi però può anche succedere che uno abbia l'attrazione veramente, non sia semplicemente un vizio che uno prende e questo lo rispetto, però lo vive nel suo rapporto privato senza condizionare altre persone. Senza ostentarlo troppo, dici? Senza ostentarlo. No, ma senza soprattutto condizionare la vita degli altri. Cioè per cui un bambino non va mai affidato a una coppia omosessuale, secondo te? No, mai. Secondo me no. Un bambino ha un papà e una mamma di sesso secondo diverso. Secondo me un bambino non va affidato a Val dei Gamberi. Cioè voi siete persone democratiche, rispettate il pensiero di ma no, io lo voglio solo che boicottare un'azienda italiana, lei lo può fare tranquillamente. Ma è però... lei che vuol togliere i diritti. Ma voglio boicottare no. Che io propongo, ci sono altre aziende di cui non faccio neanche il nome. Appunto, lei... italiane con pasta migliore della Barilla, ma sicuramente questo, qualità. Questo lo dice lei. Lo dicono certamente perché ultimamente è scaduta di molto di come qualità. Vabbè, e come questo adesso come non è bontà. Ma lei si rende conto della responsabilità che ha? No, lei è un politico che sta boicottando una grande azienda italiana. Si deve vergognare. Si deve vergognare. Sì, ma lei ha un ruolo pubblico. Lei sta facendo delle marchette agli altri pastifici. Non è vero perché non ho nemmeno citati. Questo no, però lei sta boicottando una grande azienda italiana. Sta danneggiando una quotata. Ma chi se ne frega? Scusa un attimo. Ma chi è la Barilla per me? La Barilla è un'azienda che ha fatto una politica commerciale. Ma lei è un politico. Lei è un politico. Mi importa a me, sono cittadino prima di essere politico e penso come voglio. Ciao Valdegamberi, ciao. Fatemi bene. Avanti tutta, ciao. Salve.